dagli occhi passiamo al viso, quindi un illuminatore sempre della linea prisma sulla sporgenza zigomatica, quindi qua proprio dove noi percepiamo maggiormente lo zigomo, con un effetto iridescente. E subito sotto, invece per un effetto più di ombreggiatura sulla gota, sempre della texture Prisma, un blush leggermente rosato. Questo trucco io lo propongo su di lei, tutto sui toni del rosato, un rosa pastello. Potrebbe anche essere usata una tonalità magari più dorata per un trucco da sera, ma da giorno io sento più indicato questa nuance di rosa pastello. Ora arriviamo alla bocca, che è il punto più importante dove io sento di comunicare la sua invece parte più seducente, quindi utilizzo un rossetto lucido, una texture colorata ma non opaca, questo rosso ciliegia. Questo rossetto è una texture intermedia tra un gloss e un rossetto vero e proprio in stick, in cera. Crystal Wave Gloss. Diciamo che è un gloss in stick, essenzialmente, piuttosto colorato, con cui è possibile fare il vero e proprio disegno delle labbra, a differenza dei gloss che di solito sono molto morbidi. Ok. Non esco dal contorno delle sue labbra perché sarebbe troppo visibile utilizzando un gloss, dato che la luminosità di questo prodotto, riflettendo la luce, fa vedere proprio il contorno reale della sua bocca, quindi non mi posso permettere di andare tanto oltre. Però mi posso permettere di ottenere un risultato comunque molto vivace, senz'altro seducente, così lucido e con questa tonalità ciliegia, che è in armonia con il trucco dell'occhio e in armonia con i due aspetti principali della bellezza di Giulia, come dicevamo, quello più costruito e quello seducente. Ciao!